C'è chi parla di voler reinserire il servizio militare obbligatorio. A me non sono tanto i ragazzi che mi preoccupano, ma noi genitori. Perché diciamo la verità, siamo noi genitori che roviniamo i nostri figli. Io mi ricordo che quando partii per fare il servizio militare ero triste. Guardai i miei genitori negli occhi e gli dissi: ma neanche una lacrimuccia mi esce. Sto partendo per un anno intero, ma non mi dite nulla. E loro, impassibili, mi risposero: vabbè, se, che vuoi che sia. Un anno passa velocemente, che tradotto in quello che pensavano realmente significava: finalmente te togli dal cazzo. Ho saputo di amici che dopo il servizio militare sono tornati a casa e hanno trovato la cameretta affittata. Io mi immagino se i genitori di oggi gli mandano i figli diciottenni a fare la leva obbligatoria. Già il primo giorno creano subito la chat delle mamme, la chiamano classe bimbi del 2005. Il secondo giorno partono i primi messaggi: buongiorno mamme, ho saputo che la mensa del battaglione di mio figlio è cattiva. Mio figlio mi ha detto che ha lasciato la pasta perché era scotta e sciapa. Possiamo creare una commissione genitori per valutare la qualità del cibo somministrato? Io mi ricordo che quando ho fatto il militare io, un giorno sì, l'altro pure, stavo in punizione. Praticamente a casa non sono mai tornato. Bastava che uno della mia camerata non si era fatto la barba in maniera perfetta o che il tenente trovava un granello di sabbia nelle scarpe di uno della camerata per mettere tutti in punizione. Un giorno il tenente ha trovato mio pedalino sporco nella valigia e mi ha messo in punizione per un mese. Per un bel po' di tempo ce l'ho avuto con Andrea, il mio compagno di camerata. Poi però mia madre ha confessato. È stata lei che ha fatto una telefonata anonima al mio tenente. Me ne sono accorto dopo il congedo, quando sono tornato a casa, e mia madre si è messa a piangere. Perché? Perché sei tornato? Me lo immagino se succedesse oggi. Buongiorno mamme, ho saputo che mio figlio è stato messo in punizione perché non si è rifatto la branda in maniera corretta. Ma vi sembra normale a voi che nel 2023 si metta in punizione un ragazzino di soli 18 anni? Umiliarlo così, davanti a tutti, distruggendo la propria autostima? Propongo una cosa. Perché non creiamo una squadra di tre mamme che vadano a rifare le brande a tutta la camerata? Anche perché mio figlio il letto a casa non se l'è mai fatto. Dovevano avvisarci prima di farli partire, eh? Dopo neanche una settimana inizierebbero a scrivere per ogni cazzata. Buongiorno mamme, mio figlio è nella squadra dei sommozzatori. Sapete quante ore passano dal pranzo alla prima immersione? Anche perché per una corretta digestione devono passare almeno 3 ore dal pasto, eh? Scusate mamme, sono la mamma di Luigino. Mio figlio è nella classe dei paracadutisti. Vorrei assicurarmi che il lancio non lo facciano superando i 2 metri d'altezza. Mio figlio soffre di vertigini. Comunque tranquilli, se dovessero reinserire il servizio militare non sarà più quello di una volta. Anche perché ormai i ragazzi non si possono più traumatizzare. L'avete vista la scuola? Fino a una certa età non si possono più bocciare, i voti non si mettono perché sennò ne si traumatizza il ragazzo. Soltanto i giudizi, le interrogazioni programmate. Quindi anche il servizio militare sarà nella stessa modalità. Le armi non si useranno più, soltanto cartoccetti con le BIC. Troppa violenza fa male. Poi sveglia 10:30. Troppo presto mi si traumatizza, ragazzo. Poi colazione a letto, mezz'ora di corsetta leggera. Nel frattempo la ditta delle pulizie fa una corretta disinfestazione. Poi pranzo di grande qualità, lo chef Vissani e Cannavacciuolo stileranno il menù del giorno. E infine mezz'ora di TikTok, sempre con i cartoccetti con le big. Il militare del futuro sarà questo, se no mi si traumatizza, ragazzo.